Quando sono in macchina con mio papà, lui si stupisce sempre molto di quanto le persone alla guida siano facilmente inclini ad arrabbiarsi anche in modo piuttosto intenso. Scherzosamente, lui a volte attribuisce questa iperirritabilità dell'homo guidantes al fatto che ha i piedi sollevati da terra. In realtà, credo che il motivo della rabbia del guidatore dipenda da altro. In generale, penso che la rabbia molto spesso derivi dal fatto che i nostri bisogni non sono soddisfatti, oppure sentiamo che i nostri bisogni in qualche modo sono in pericolo. E quando siamo in macchina entra in campo effettivamente un bisogno molto profondo, il bisogno di sicurezza personale, sia nostra sia altrui. Voglio dire, solo per il fatto che saliamo su un'automobile, abbiamo tutti, implicitamente magari, la sensazione di essere un pochino in pericolo. Se una macchina compare all'improvviso da un incrocio, se un pedone attraversa in modo inaspettato, ebbè, il pericolo c'è. E allora, abbiamo paura sia per noi sia per gli altri. E questo crea molto facilmente un'esplosione di rabbia. È anche divertente vedere a volte come persone abitualmente tranquillissime, per il solo fatto di salire in automobile, a volte poi si lasciano andare a gesti o a espressioni propriamente non nobilissime. Vi sembrerà una cavolata, ma vi assicuro che dal momento in cui mi sono reso conto di questo bisogno personale di sicurezza che si attiva nel momento in cui salgo in macchina, sono diventato molto più comprensivo nei confronti di me stesso, prima di tutto, di quando mi arrabbio, di quando magari mi sembra strano arrabbiarmi così tanto, ma poi ne capisco il motivo. E molto più comprensivo anche nei confronti degli altri, quando si arrabbiano, quando mi veniva magari da dire, vabbè, ma che cosa ti incavoli per questa cosa? E invece capisco il bisogno profondo che c'è sotto. Per tutti questi motivi, credo che essere gentili in auto diventi veramente un valore aggiunto molto grande che possiamo regalare sia a noi stessi sia agli altri. Sicuramente la prima gentilezza che possiamo farci e fare agli altri è di guidare con prudenza. Non appena vedi il giallo del semaforo, invece di accelerare, rallenta e fermati. Non lanciarti in sorpassi pericolosi. Quando sei in una strada stretta e ti accorgi che dietro di te c'è una macchina che vorrebbe superarti andando più veloce, alla prima occasione rallenta, accostati e falla passare. Quando sei in una lunga coda in autostrada, incolonnato, evita di passare furbescamente da una corsia all'altra per cercare di fare un po' prima. Se sei nel flusso principale del traffico e vedi che una macchina da una strada laterale sta facendo fatica ad introdursi, rallenta, fermati, lasciala passare. Se si è verificata una situazione pericolosa, anche senza che ci sia stato nessun contatto, nessun incidente, chiedi scusa anche più del dovuto. Invece di chiederti se la colpa è tua al 40 o al 60%, alza la mano, chiedi scusa all'altro conducente. Credo che possa essere un atto di grande civiltà e di buon senso. In caso di piccoli incidenti, magari una frenata brusca, vi siete toccati uno specchietto che si è scontrato con un altro, come prima cosa scendi dalla macchina e cerca di sincerarti che tutti stiano bene. Se lo valuti necessario, chiedi scusa e soprattutto se vedi nell'altra persona una grande rabbia, non rispondere anche tu con ulteriore rabbia, ma piuttosto con serenità dimostrati subito disponibile a fare tutti i passi necessari affinché la giustizia faccia il suo giusto corso. Se poi ti capita di passare, di causare un danno ad un'auto in sosta, beh, credo che sia superfluo dire che sarebbe molto giusto, oltre che gentile, fermarti e lasciare i dati. E non intendo con un biglietto ritrovato una volta da un proprietario di un'auto in sosta danneggiata. Nel biglietto c'era scritto così: "Ciao, mi chiamo Giacomo, ho urtato la tua macchina per errore e qualcuno mi ha visto, così adesso sto facendo finta di scriverti i miei dati. Scusa." No, non è questo il modo giusto di lasciare un biglietto. Se davanti a te c'è una macchina che va molto
molto lenta. Invece di arrabbiarti, prova ad immaginare il motivo per cui sta andando così. Magari è un neopatentato, magari è un anziano molto prudente, o magari è una persona che si ritrova su una strada sconosciuta e sta cercando di capire il da farsi. Che ne pensi? Scrivilo nei commenti e prova a mettere in pratica questi atteggiamenti da subito. Vedrai come l'esperienza della guida, oltre a rivelarsi in questo modo molto meno stressante, diventerà anche un'esperienza molto più umana. E condividi questo video con i tuoi amici se ti sembra utile e lascia un mi piace se ti è piaciuto e iscriviti al canale come sempre attivando la campanella.